Buona serata e buona settimana a tutti voi, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di One TV News. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Rho Pero, coordinati dalla Procura di Milano, hanno eseguito un decreto di perquisizione locale e personale e di ispezione di materiale informatico presso l'abitazione di un 24enne che, nascondendosi dietro pseudonimi, adescava minorenni online, fingendosi di volta in volta un o una 14enne a seconda dei bersagli prescelti. Come riporta l'ANSA, il giovane si presentava più frequentemente alle ragazzine con il nome fittizio di Mirko Agridi e ai ragazzini con quello di Rebecca Monti, costringendoli poi, sotto minaccia, a produrre per lui materiale pornografico. Le indagini sono scattate a seguito delle denunce presentate dai genitori di due bambine di 13 anni che erano finite nella trappola tesa loro in rete dall'uomo. In casa del 24enne sono stati trovati diversi smartphone e altri device. Dalle prime ispezioni sulla memoria di questi dispositivi effettuate dagli esperti della polizia scientifica, sarebbe emersa un'ingente quantità di foto, video e file audio di natura inequivocabile, circostanza che ha portato al suo arresto con l'accusa di detenzione di materiale pornografico procurato e realizzato tramite minori. Il materiale salvato si riferisce ad un periodo di tempo che va da luglio a novembre di quest'anno ed è stato accertato che l'arrestato utilizzava anche altri nickname, oltre a quelli già citati. La polizia fa sapere che qualora altri ragazzi o ragazze abbiano subito minacce analoghe da finti profili, possono contattare il commissariato di polizia di Rho Pero. Con il collegamento aereo giornaliero tra Lombardia e Umbria si aprono nuove opportunità per le nostre regioni dal punto di vista economico e turistico. Si tratta di una connessione strutturale che faciliterà gli scambi commerciali tra le imprese lombarde e quelle umbre e potrà determinare un incremento del turismo verso Bergamo e le mete lombarde in generale. Il legame con l'Umbria si rafforza sempre di più. Lo ha detto il presidente della regione Attilio Fontana intervenendo in videocollegamento alla presentazione del nuovo volo giornaliero sulla rotta Perugia-Bergamo-Perugia, che sarà attivo a partire dal 25 marzo 2024. Il nuovo volo potrà generare occasioni di crescita per Lombardia e Umbria e conferma la vitalità dell'aeroporto di Orio al Serio, strategico motore di sviluppo per l'economia lombarda. Il nuovo servizio è un passo avanti anche per la promozione del turismo dei territori. Orio, in questo senso, continua ad assolvere il ruolo che ha sempre avuto di porta d'accesso fondamentale per Bergamo e per tutta la regione. Il gruppo WeBuild ha ceduto ad ATM l'intera quota di SPV Linea M4, società concessionaria della progettazione, costruzione e gestione della linea M4 della metropolitana di Milano. L'accordo è stato raggiunto per una somma di 141,3 milioni di euro. La cessione è un ulteriore passo in avanti nell'ambito della strategia del gruppo WeBuild, che prevede la valorizzazione e monetizzazione degli asset non strategici. Negli ultimi mesi sono state consegnate le prime tratte della M4 per il collegamento in 12 minuti tra il centro di Milano con la stazione San Babila e l'aeroporto di Linate. Nei prossimi giorni verranno poi riconsegnate alla città le aree di superficie di Corso Europa e Piazza Tricolore, dopo un piano di rigenerazione urbana a cui seguirà la consegna delle aree di Largo Augusto nei primi mesi del 2024. La distanza tra i due capolinea di Linate e San Cristoforo, pari a 15 km, sarà coperta in 30 minuti di viaggio. A seguito dell'entrata in funzione della M4, la metropolitana sarà in grado di trasportare 24.000 persone l'ora per direzione di marcia, per un totale previsto di 86 milioni di passeggeri all'anno. Vincita record a Garbagnate Milanese, dove è stato centrato il 5 al Super Enalotto. Ce ne parla Primiano Manduzio. Siamo nella ricevitoria di Garbagnate Milanese, dove sono stati vinti 94.511,86 euro ed è stato centrato il 5 al Superenalotto. Siamo qui con Valentino, giusto? Allora, Valentino, super fortunato, immagino che non si sa No, chi è. nell'ombra. No, nell'ombra. Ecco, hai avuto qualche messaggio? Avete avuto qualche messaggio di ringraziamento? Per ora niente, speriamo un ringraziamento. Almeno un Almeno un ringraziamento. ringraziamento, sì, dai. Ecco, la schedina vincente, se non sbaglio, 2 euro fortunati? Dovrebbe essere una schedina semplice da 2 euro. Da 2 euro. Insomma, la tabaccheria immagino sia stata presa d'assalto e anche oggi, che è lunedì mattina, verranno tutti a giocare a tentare la fortuna. Ma visto che la fortuna si è presentata qua, la clientela ci tenta ancora, visto che è qua. Ecco, un...
augurio magari per una prossima vincita lo vogliamo dare? Sì, un augurio a tutti e speriamo che vada in una casa bisognosa. Identificare il bisogno di salute mitigando il peso crescente dei disturbi psicologici e del disagio psichico degli studenti, intercettare, prevenire e contrastare traumi e disturbi del comportamento, individuare con tempestività possibili situazioni psicopatologiche con l'obiettivo di favorire un'appropriata presa in carico anche dei servizi sociosanitari territoriali. Promuovere abilità e competenze per il successo formativo degli alunni, potenziando i processi di inclusione e integrazione scolastica, con particolare riguardo alla gestione degli alunni con bisogni educativi speciali. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati dagli sportelli di Scuola in Ascolto, che vedranno il coinvolgimento di psicologi e pedagogisti in accordo con i servizi territoriali e le ATS. Vediamo. Questo è l'ennesimo provvedimento concreto che mette al centro la salute mentale dei nostri ragazzi, la nostra in primis popolazione studentesca, con l'apertura all'interno delle scuole lombarde dello sportello psicopedagogico. Sarà uno sportello a disposizione anche della famiglia e quindi dei genitori, anche dei docenti, del personale scolastico, proprio per abbracciare a 360 gradi tutte quelle figure importanti nella vita dei nostri ragazzi, per accompagnarli, per tendere una mano, soprattutto consigliarli e aiutarli nelle fasi più difficili della loro vita, in modo particolare quella dell'adolescenza. Abbiamo visto i dati che emergono ogni giorno, questa è un'emergenza, un fabbisogno importante al quale dobbiamo rispondere in modo concreto, e lo facciamo con una task force di professionisti, pedagogisti e psicologi a disposizione 5 giorni su 7 tutte le mattine all'interno delle nostre scuole. Partiremo subito con una sperimentazione e quindi apriremo una manifestazione di interesse dove le scuole potranno candidarsi. Coinvolgeremo tutta la rete delle scuole, quindi le scuole statali, superiori, le scuole paritarie e anche le scuole di formazione professionale, quindi non lasceremo indietro nessuno. Partiremo con una prima sperimentazione quest'anno, a inizio anno, poi raccoglieremo quelli che saranno i dati pronti per potenziare ancora di più e ripartire alla grande anche con il prossimo anno scolastico. Tutte le manifestazioni di disagio, di sofferenza, di fatica rischiano di finire a livello sanitario, gestite nei pronto soccorsi o comunque presso quelli che sono i centri di assistenza deputati a questo genere di attività. Quindi il lavoro che vogliamo fare insieme all'assessore Tironi e all'assessore Lucchini è proprio quello di prevenire, ascoltare i giovani, i loro problemi e cercare di individuare quelli che sono gli strumenti per risolvere queste situazioni prima che arrivano al pronto soccorso. E poi questo significa anche assistere, aiutare, accompagnare gli insegnanti che certo hanno altre responsabilità e un'altra preparazione, quindi anche lì gli insegnanti devono essere accompagnati in percorsi di recupero, comunque di soluzione dei problemi dei giovani. È un'emergenza vera e propria, il numero dei giovani, anche giovanissimi, che arrivano al pronto soccorso oggi rispetto a quello che accadeva prima del Covid è impressionante. Abbiamo in certi momenti anche 4-5 casi che arrivano al pronto soccorso magari anche in codice giallo, e quindi abbastanza seri. E trattare questi giovani è molto più complicato che trattare un infarto o un ictus, perché ovviamente servono strumenti, preparazioni, organizzazioni ben diverse. Quindi da un lato ci stiamo organizzando per cercare di gestirli al meglio, ma dall'altro bisogna evitare che arrivino al pronto soccorso, proprio con interventi a monte di prevenzione, di aiuto e di accompagnamento. La tombola è sicuramente uno dei giochi simbolo del Natale, ma Avanzaghello hanno deciso di renderla ancora più speciale, giocando tutti insieme in piazza. Tra tavoli, cartelle e tanto divertimento c'era anche il nostro Alessio Belleri. Numero 21, 2-1! È sicuramente un po' il gioco simbolo del Natale, allora pronti tutti a giocare a tombola insieme, ma qui a Avanzaghello in un modo un po' particolare, perché si giocherà a tombola qua in piazza. Come nasce quest'idea? L'idea nasce da qualche anno che la facciamo in oratorio per i ragazzi dell'oratorio. Quest'anno invece abbiamo deciso di renderla un po' più pubblica, chiedendo appunto l'autorizzazione in comune per poterla fare in piazza. Abbiamo coinvolto anche un pochino i commercianti che hanno offerto qualche premio e quindi abbiamo appunto provato quest'anno con la tombola qui in piazza, mettendo tutti i tavoli lungo la curva di questa piazza e un
sistema di riscaldamento, chiamiamolo così, dove c'è un tubo che corre aria calda che esce in mezzo alle gambe dai tavoli. Stiamo vedendo che vabbè, c'è già tanta gente che sta arrivando a giocare, quindi esperimento riuscito per adesso. Ma possiamo dire di sì, stanno arrivando anche molte più persone che non frequentano normalmente l'oratorio, quindi direi proprio di sì. Allora, ancora nessuna tombola? L'idea è un po', dicevamo, un po' particolare, in piazza, con tutti, con la gente, tu ci hai detto un po' come nasce e quindi ovviamente immagino che sia anche un bel momento di condivisione. Certo, un momento di condivisione appunto in vista del Natale, un modo per stare appunto insieme, coinvolgendo anche l'amministrazione comunale, dopo ci sarà lo Zampognaro, Babbo Natale in bicicletta, comunque una festa di tutti, non solo della parrocchia, in preparazione al Natale. Sarà la tombola classica? Classica tombola con i classici premi, terno, quaterna, cinquina, tombole, offerti dai commercianti, qualcosa ci ha messo la parrocchia, qualche lavoretto delle mamme, insomma abbiamo messo insieme un po' tante forze. E abbiamo le tombole, venite! Quattro tombole! Tante località del nostro territorio nel fine settimana appena trascorso hanno deciso di rappresentare il mistero della nascita di Gesù con il presepe vivente. Mentre Guanti Via è trasmesso in diretta quello da Piazza San Magno a Legnano, nel pomeriggio di sabato, Primiano Mandunzio e Gemma Tocco sono invece andati a visitare quello di Caronno Pertusella. A una settimana esatta dal Natale siamo a Caronno Pertusella per assistere al presepe vivente, un intero villaggio di Natale, con rievocazione proprio storica del presepe vivente, qui organizzato dal gruppo Alpini di Caronno Pertusella. Sopra la nostra stalla. Pensai gli astronomi che avevo visto nella piazza il giorno prima. Don Daniele, siamo arrivati finalmente a Natale, presepe vivente, insomma, è un'emozione. È bello ritrovarsi insieme alla grotta di Betlemme e scoprire il vero senso del Natale e riscoprirlo in una comunità, con il calore e gli affetti della gente che si fanno vicini al Signore che viene in mezzo a noi prendendo carne come noi. La cosa più bella che possiamo sperimentare a Natale, non essere soli e accompagnati da Dio. In un momento così difficile ci si augura veramente tanta serenità e pace. Il Signore viene dicendo che è il re della pace e ci dona la salvezza. Queste sono le due cose che dobbiamo custodire, sentirci salvati da Lui e non da noi stessi e sapere che la pace che Lui dona è una ricerca interiore, prima di tutto per noi, che poi piano piano si diffonde in una pace nel mondo. Questo dobbiamo farlo tutti e la Natale ci aiuta a viverlo in prima persona senza pensare che tocchi ad altri, tocca a noi, siamo chiamati anche noi a vivere questo. Ed eccoci, siamo con la Sacra Famiglia, Gesù Bambino appena nato, San Giuseppe e la Madonna Maria. Anche quest'anno vi vede protagonisti di questa iniziativa, che emozione è? Una grande emozione effettivamente, così, regalare questo momento per le festività è bello per gli altri ma è bello anche per noi. Il secondo anno, cosa si prova in questo periodo e soprattutto interpretare una figura importante come la tua? È sempre bello, è sempre emozionante, è bello vedere che c'è tanta gente, tanta partecipazione e penso, come avete potuto vedere, quest'anno abbiamo più di 50 figuranti, compresi noi, e è veramente un'emozione dare emozioni agli altri, soprattutto in un periodo come questo che è di buone emozioni e anche sentimenti positivi ne abbiamo bisogno. Ho visto i bimbi con gli occhi luccicanti emozionati, cosa ti hanno trasmesso? È bellissimo perché i bimbi credono in noi come se fossimo i veri personaggi del presepe ed è stupendo dargli un sorriso, fare una foto insieme, regalargli la magia del Natale. Ed eccoli, il gruppo Alpini Caronno Pertusella, protagonisti ma organizzatori di questo magnifico presepe. Alessandro si fa portavoce. Alessandro,
avete regalato ai caronnesi una bella emozione. Assolutamente sì, ma i primi ad essere emozionati siamo stati noi nel vivere questo presepe a 360 gradi e sentirci partecipi di passare questo messaggio a tutto il paese. E da Carona Pertusella, Gemma Altocco e Primiano Manduzio restituiamo la linea allo studio. Buon Natale! Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che come ogni lunedì la prima serata di One TV Canale 79 è dedicata allo sport. A partire dalle 20 in diretta con Monza, il programma settimanale che parla delle avventure del Monza Calcio in Serie A, seguito alle 21 da Extreme People, il magazine settimanale ideato e condotto da Ricky Mezzera, che ci parlerà di sport a 360 gradi. Per concludere la serata, invece, alle 22, Calcio che palle con l'approfondimento su tutti i temi calcistici più caldi del momento. Noi ci ritroviamo domani sera, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre, per un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Buona serata a tutti voi su One TV.